deciso di andare perché voglio capire veramente l'umano, come si è messo, come si è messo per aver fatto certi atti di terrorismo umano. Allora, mi è stato proposto di partecipare a questo bellissimo viaggio, dico bellissimo perché sicuramente sarà un'esperienza fantastica, anche se molto toccante. Ho deciso di partecipare perché, nel senso, credo che sia anche una bella esperienza poter vedere un altro mondo, vedere cosa è successo molto tempo fa, quando appunto persone, tanti milioni di persone sono state uccise. È questo, voglio capire veramente, toccare con mano, respirare quell'aria, voglio capire perché. Mi aspetto sicuramente di scoprire nuove cose, di capire un po' di più riguardo a quello che è successo. E spero servi a tutti per non dimenticare. Mi aspetto silenzio, mi aspetto rispetto, mi aspetto conoscenza. Siamo qui oggi per presentare il treno della memoria che ci porterà a visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Molto interessante, perché da un lato chiaramente ognuno vive il disagio di essere discriminato più o meno, ma in ogni caso di avere e vivere delle discriminazioni quotidiane. Dall'altro però la consapevolezza che solo portando la testimonianza di quelle tragedie che sono avvenute nel passato e soprattutto non accettando i piccoli abusi che uno vede voltandosi dall'altra parte si riescono a superare i problemi. I centri di aggregazione sono lì per far aggregare i giovani ed è un bellissimo modo per fare un viaggio insieme per aggregarsi. È anche bellissimo il fatto che ci siano ragazzi che arrivano da tutta Milano e poi c'è tutto il contenuto del viaggio, che è un contenuto che ci mette proprio a contatto con l'essere cittadini, con l'idea che intorno a noi ci sono state e ci sono ancora un sacco di ingiustizie. Durante l'incontro, non ce lo saremmo aspettati, i ragazzi hanno affrontato una serie di temi che invece, come dire, riguardano la città molto da vicino, la casa, i mezzi di trasporto, la vivibilità per i ragazzi a Milano. Assolutamente aspettato, perché queste sono domande quotidiane, quello che ho fatto presente, alla fine mi sembra che tutti l'abbiano capito, che l'impegno dell'amministrazione nei confronti delle periferie è enorme e sono i dati che lo dicono, e che in ogni caso bisogna sempre guardare chi c'è, al fatto che c'è qualcuno che sta peggio di te. Alessandro Capelli, delegato alle politiche giovanili del Comune di Milano. Oggi i ragazzi che stanno per partire con il treno hanno incontrato te e il sindaco. So che tu questo viaggio l'hai già fatto tempo fa, com'è vedere un gruppo di ragazzi che parte per la stessa esperienza? Penso estremamente emozionante. Quest'anno è il 70° anno della liberazione dal nazifascismo. Milano in questo ha avuto una storia fondamentale, non solo è medaglia d'oro per la resistenza, ma è città che ha avuto storicamente sempre il cuore aperto, solidale, capace di accogliere le differenze. Su questo ha costruito la propria capacità di diventare grande. Loro usciranno come persone responsabili di avere in mano il testimone della memoria di qualcosa che non solo è successo, ma di qualcosa che necessariamente non deve accadere mai più. Quello che voglio dirvi è: questo viaggio vi farà capire che c'è chi oggi, chi in passato è stato in situazione mille volte peggiore della situazione peggiore che c'è nel Comune di Milano. Mamma, ti scrivo, ho trovato un foglio e una penna, assieme ad altri mi hanno denudato e rasato la testa, poi numerato come al macello una bestia. Ora mi rubano piano piano l'anima o ciò che le resta, ma resto vivo e sveglio mentre un raggio solca la finestra. Dall'altra parte i fumi neri e l'aria pesta, un manganello in gomma, l'ennesima anima pesta. Delle nostre morti stanotte faranno festa, dicono il sangue infetto, ridono se il sangue verso, loro che in quel teleschermo puntano all'uomo perfetto. In un tempo in cui non è concesso ogni difetto, scrivo in silenzio, condannato a primo grado di essere diverso. Come possiamo parlare di esseri umani se queste mani sono buone a fare i peggio mali? Se queste teste progettano attacchi insani, spinti da fogli ideali, mi dicevi che eravamo tutti uguali. Io piegato dalla fame ma l'animo erge al cielo, mi hanno sputato addosso, urlato sporco straniero, incasso tutto sorridendo mentre penso a un futuro più sereno e la pace che un giorno meriteremo, ora non piangere e ti a papà sui pugni alti, madre natura saprà vendicare tutti i fatti, non tornerò per la Lucca, mamma mi non preoccuparti, la mia anima vivrà in eterno assieme a tutti gli altri, grazie.
poi la refaccia con il tornello che si sentirà meglio.